Mi punti il flash, per favore? Lo porto io. Poi tra l'altro non mi ricordo che cavolo avevo. Comunque ragazzi, sto rifacendo live perché vorrei precisare una cosa, perché certe robe va bene tutto, però alcune robe a me non vanno proprio giù. Allora, inizio col dire che lei non ha sputato sul piatto in cui ha mangiato. Voglio precisare questo. Però la smetti, o me lo tieni bene, o se no, cioè, non tenermi. Voglio solo precisare una cosa, sicuramente, che, ripeto, non ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Però se tu dici determinate cose, e poi dici, gli vorrò sempre bene, eccetera, però nel frattempo aggiungi delle parole, delle frasi che fanno capire altro, come per esempio, non lo so, cos'è che aveva detto, tipo io volevo continuare all'infinito, una cosa così, e nel frattempo però dall'altra parte, non lo so, la persona non voleva, una cosa del genere. Io non ho mai detto in vita mia che io non volevo qualcosa con te, anzi, io penso che insieme stavamo programmando pure il futuro, se non mi sbaglio, anzi, abbiamo sempre voluto stare insieme per sempre insieme. E il nostro sogno è sempre stato quello, e non lo nego. Però se tu dici determinate parole e poi dici non andatelo a insultare, e io mi ritrovo con insulti senza motivo, perché io ripeto, ti ho sempre trattato bene, non ti ho mai fatto nulla di male, ti ho sempre cercato di farti sorridere e appoggiato in tutto, e io mi ritrovo determinati insulti senza motivo perché tu dici determinate cose, aggiungi determinate cose che fanno capire quello, che io abbia fatto chissà cosa. A me non va bene, perché comunque, ripeto, io sono stato sempre fedele, non ho mai fatto nulla, ma la gente, alcuni non riescono a capirlo, perché se tu dici dalla parte sua non c'era amore, la gente cosa può capire? Certo che non può capire quello, capisce totalmente un'altra roba, che io sia quello che ha fatto, No, raga, non esiste, anche TikTok avete visto con determinate ragazze, sono mie amiche, punto. Noi ci siamo, è da un mese, adesso vi dico come è andato. L'ho detto in diretta che sei una persona meravigliosa, ho capito, ma se tu dici che sono una persona meravigliosa, ma dall'altro lato aggiungi certe frasi che fai capire altro, Auri, con tutto il bene che ti voglio, anzi, io non sputerei mai nel piatto in cui ho mangiato, a me mi fai passare per quello che ha fatto chissà cosa. Cioè, non ho fatto nulla, regà, non ho fatto nulla, perché se poi tu dici non insultatelo, ma io mi ritrovo insulti dove sembra che ho fatto chissà cosa. Amica da un giorno, ma cosa significa? Cioè, cosa significa? Cioè, non ho bisogno di star qua a spiegarti perché ho conosciuto determinate persone, perché non posso fare nomi in questo momento, ma cosa significa? Io non ci ho fatto nulla, né con una, né con l'altra, né con qualcun altro, non ci ho fatto nulla. E ci siamo lasciati da un po', perché lo sai meglio di me che ci siamo lasciati da un po', e non iniziare a dire amiche di qua, amiche di là, quando tu... Sto zitto. Comunque, stavo dicendo, scusa... che lo sai meglio di me che da settimane che questa cosa va avanti, che non ci scriviamo, non ci sentiamo e tutte le robe. A caso di una tipa dopo 2 giorni che ti lasci ci vuole coraggio. Ah, tu lo sai almeno con chi ero? No, non sai con chi ero. Sai perché ci sono andato? No, non sai perché ci sono andato. Allora perché commenti? Perché? E tu, se non mi sbaglio, sei andata in discoteca con i tuoi amici ieri sera. La stessa roba, no? Detto questo, buona serata a tutti. E non è che se una persona piange dovete... significa che lei sta bene, male e io no. Cioè, quindi evitiamo certi discorsi, perché seriamente sono imbarazzanti, raga. A quest'età sentire certe robe di quel tipo. Perché tu Ibiza, ero coi capi, ero con la mia agenzia. Perché devi dire cazzate, Auri? Devo mettere gente che era con me? Perché devi dire cazzate? Se non sai le cose, non commentare. Cioè, lo so... Cioè, tu non puoi parlare di Ibiza, eccetera, quando io ero con i miei capi. Stai attaccando troppo. Cosa mi sto attaccando? Non mi sto attaccando a nulla. Letteralmente tu stai sputando merda su di me. E lo sai meglio di me. Stai piangendo.
Poi sputando merda, perché stai facendo solo questo? Perché se tu mi fai insultare nei direct senza motivo, perché io non ti ho fatto le corna, non sono andato da nessun altro, e lo sai meglio di me. E l'ultima settimana potevo benissimo farlo perché ci eravamo già lasciati. Non è che sui social non diciamo le cose, significa che è così che ci siamo lasciati da un giorno. Ripeto, tu mi hai lasciato qualche giorno fa, una settimana fa, ma io ho detto tante cose belle su di te e tu stai facendo una diretta così. No, Auri, non è il fatto di dire tante cose belle, è che dicendo tante cose belle io mi ritrovo comunque insulti, come se avessi fatto chissà cosa. Non ho fatto nulla. Se tu aggiungi non c'era amore dalla parte di quella persona, cosa può capire una persona? Cioè, cosa può capire? Io non sto dicendo che non sei stato speciale, che hai fatto qualcosa di grave. No, tu non hai fatto nulla. Nel senso che tu sei sempre stata brava. E non posso dire il contrario, come io lo sono stato. Ma non dirò mai che tu, e non dirò mai che tu, perché sei uscito con un amico, non dirò mai che mi hai fatto. Eh no, perché sei uscito con un amico? Eh no, perché hai fatto questo? No, non è così. Io posso avere amiche, posso avere amici, posso uscire con chiunque. Non è che significa che ho fatto qualcosa. Pace, amore e basta, non voglio da nessuno insulti. No, non ti devono insultare. Il problema è che se tu, ripeto, ciao, che se tu dici determinate cose, me li trovo io. E a me queste robe non vanno bene, perché io non ho fatto nulla. E ripeto, non ho fatto nulla. E che succede? Che mi ritrovo determinate cose, non mi va bene, non mi va assolutamente bene, ripeto, non mi va assolutamente bene, perché io sono con te, sono sempre stato un bravo ragazzo, ti ho sempre appoggiato, ti ho sempre aiutato, sono sempre stato con te, ho vissuto una relazione bellissima, di 2 anni di relazione magnifica, e non ho detto nulla di male su di te, ma tu, già il fatto che hai messo una storia scrivendo sei una delusione totale, cosa può pensare una persona? Ti prego, fammi capire cosa può pensare una persona. Che io sia intelligente? No, non può pensare questo, Auri. E io non voglio passare per quello che non sono. Non voglio passare per quello che non sono. Ma parlatene privatamente, grazie al cavolo. Io, raga, io non ho letteralmente detto nulla. Ho solo fatto dei TikTok con delle persone e basta. Non ho detto nulla. Non ho detto nulla. Cioè, la roba è uscita fuori dal momento che una persona ha messo quella storia e basta. Per il resto non succedeva nulla, la roba sarebbe uscita fuori quando avremmo parlato dal vivo, ma dato che tanto la risposta di entrambi è sempre quella, la risposta definitiva è sempre stata quella, perché, ripeto, nell'ultimo periodo non andavamo d'accordo e la relazione non è che si è divisa perché uno dei due ha fatto le corna e è successo qualcosa, no, perché non andavamo d'accordo e basta. Cioè, quando ti trovi in una situazione dove non vai d'accordo con quella persona e litiga per ogni minima cazzata, non dico che ti prendi una pausa, però. Cioè, ci ragioni, perché alla fine la pausa non ha senso, perché o la roba finisce o non finisce, cioè almeno per me funziona così, quindi prendere pause non aveva senso, cioè dovevamo solo parlare dal vivo e basta e capire cosa fare. E dato che entrambi, e lei soprattutto, me l'ha detto lei, mi ha detto parlando anche dal vivo, la roba non cambia, la mia risposta è questa, definitiva, è quella, punto. Cioè, non c'è bisogno che insultate lei o me, cioè io non voglio questo. Io voglio che la roba finisca come è iniziata bene, finisca bene, punto, perché non abbiamo fatto cazzate e non ha senso, cioè non ha senso tutto sto casino per cosa? È finita, cioè è finita raga, cioè non so come dirvelo. Io non ho bisogno di farvi vedere a voi che sto male, perché io sto male seriamente, però non ve lo faccio vedere perché non voglio fare hype su sta roba, cioè non voglio fare assolutamente hype, come lei non lo vuole fare, cioè lei, come ha detto lei in live, piange. Per ogni situazione è, e io non piango, cioè questo non significa che io sto male. E io ripeto, lei è sempre stata una ragazza magnifica, non mi ha mai fatto un torto, non mi ha mai fatto nulla di male, è sempre stata magnifica e non lo negherò mai. Cioè, per me è stata seriamente una ragazza perfetta e tuttora è perfetta per me. L'unica cosa è che in questo momento non andavamo d'accordo. Poi io non dico che un domani, non lo so. Come andrà a finire, il futuro non lo posso immaginare, però di certo in questo momento abbiamo preso questa decisione. Che poi io sia andato a Ibiza, ripeto, io sono andato a Ibiza e ve lo dico anche se non dovrei dirvelo perché sennò sono cose private, però ve lo dico. Io piango perché mi rattriste ciò, perché dopo 2 anni è normale stare così, ognuno reagisce a modo suo. Esatto, cioè, vabbè, comunque, io sono andato a Ibiza perché mi hanno invitato i miei capi, sono andato con loro, con i manager, eccetera, e sono stato lì. In una villa, in una casa, come volete chiamarlo, con loro. Sono sempre stato con loro, non mi sono mai staccato, sono sempre stato con loro. E basta, cioè, raga, è questo. Sono uscito con determinate ragazze. Sì, sono uscito, ma non ero da solo. Cioè, voi è normale che da un video vedete che sia da solo, ma non era così, ero sempre con un manager. Siamo andati a trovare la casa perché doveva fare dei lavori e io ero lì con
con lui e ho fatto un TikTok e basta. Cioè, non esiste. Io non dovrei dirvi manco questa roba. Non dovrei proprio dirvele ste robe. E il fatto che io sia arrivato a dirvi ste robe è un problema, perché non dovrei dirvelo. Cioè, sono robe private. E ripeto, Auri per me è una ragazza magnifica. Magnifica. È sempre stata fantastica. Ha una famiglia meravigliosa. Sono tutti magnifici. L'unica cosa è che litigavamo troppo, non andavamo d'accordo nell'ultimo periodo e basta. Cioè, non voglio che escano fuori gossip su sta roba, basta. Cioè, è così. Cioè, non so più cosa dirvi. È così. È così. Cioè, nel senso. Non, io, ragazzi, seriamente, ripeto, non ho manco più parole perché non. Determinate robe non riesco a capirle. Cioè, ripeto, ho fatto un video con una persona, ero a casa sua, ma non ero da solo. Ero con un'altra persona che è importante per lei e per me e basta. Cioè, non riesco più di così, io non so che dirvi. Cioè, seriamente, non. Sto ridendo perché la scena mi fa ridere. Io queste robe non ve le dovrei manco dire. Cioè, non avrebbe senso dirvi queste robe. E non capisco perché ve le stia dicendo, perché probabilmente perché non sto capendo che non sto capendo che non riuscite a capire quello che io voglio spiegarvi, quindi vi devo precisare roba per roba così riesco a spiegarmi, perché molto spesso io non riesco neanche a spiegarmi perché cerco di non dire proprio le cose per come stanno, ma un attimo farvele capire, ma in sto caso ve lo devo dire, come Auri non può sapere. Auri che ha scritto quelle domande ieri con questa, non lo può sapere perché io e lei non ci sentiamo da tanto. L'unica volta che ci siamo sentite è stata qualche giorno fa per prendere la decisione finale e basta. Per il resto, che io letteralmente, vabbè, niente, è che per prendere la decisione finale. Quindi lei non è che ho detto Auri oggi vado a casa di da solo o vado con qualcuno. Auri non lo sa. Auri non può mai sapere che io sia andato con un manager, non lo può sapere. E non può sapere, anzi, Ibiza lo sapeva che sono andato con i capi. E lo sapeva benissimo. Cioè, e lo sapeva benissimo che sono andato con certe persone. Cioè, non. Io in questo momento sono agitato. Non è che sono. Perché comunque mi dà fastidio il fatto che la verità sia questo e certe persone non riescono a capirlo. Cioè, ragazzi, è così. E ripeto, Aurora è una persona magnifica. Magnifica. Non aggiungo altro. Cioè, non saprei cosa dirvi. Se dovessi parlare di lei, vi direi solo robe positive e basta. Non riuscirei a dirvi qualcosa di negativo. E basta. Anche lei probabilmente ha capito male che io sia andato a casa da solo a provarci. No, non è così. O a sentirmi con. No, punto. È così. Cioè. Adesso non vi chiamo manco la persona per parlare, dirvi che c'era anche lui a casa di. Perché non avrebbe senso. Cioè, sarebbe seriamente una cosa fuori dal normale. Non credo più nell'amore, non è vero, raga, l'amore è fantastico, cioè io ci credo tuttora e ci crederò per sempre nell'amore, però a volte la vita è imprevedibile e basta, cioè, e con questo non significa che io con Aure non mi scriverò, mi scrivo tuttora e le vorrò un bene della Madonna, se lei avrà bisogno io ci sarò sempre, non lo nego, non la lascerò mai sola, perché comunque, ripeto, per me è una ragazza fantastica e la amo tuttora, cioè, sincero. E niente, voglio fare un appello anche a certe persone che nell'arco di 2 anni non sono mai fatte sentire, anche quando litigavamo, comunque stavamo male, non sono mai fatte sentire, hanno sempre fatto finta di niente. Stranamente, proprio in questo momento, amore, ti chiamo, amore, faccio. Ragazzi, a me dell'amore non me ne frega nulla, cioè, nel senso, non è che adesso in questo momento esisto, prima non esistevo, cioè, come dovrebbe essere per lei, perché vedo nella sua diretta in generale. Certe persone spuntano in questo momento e quella storia che ho messo oggi era riferita a una determinata persona che non farò nome perché non mi interessa. Cioè, se lei è contenta di quello che ha detto, sarà così. Però io ripeto e dirò solo una cosa: che una persona non ti cerca quando tu ti lasci o in un momento così delicato. Perché comunque, se seriamente ci tiene, ti cerca sempre. E niente, io non voglio dire che certe persone cerchino per hype, per visual, eccetera, però niente, arrivateci da soli. Un bacione, vi voglio bene, siete tutti fantastici, anche se mi amerete, direte quello che volete. Ripeto, non insultatela, perché è una ragazza magnifica e è solo così. E
E per me la relazione dopo 2 anni finisce così, e finisce una relazione più importante della mia vita e che sarà sicuramente la più importante. E in futuro non so cosa succederà, non lo potrò sapere perché non leggo il futuro. Io vi voglio seriamente un botto di bene e.